Ricordo che a nome dell'articolo 135.4 il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente del governo che saluto qui sottosegretario Prisco per non più di tre minuti sottosegretario. Successivamente l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti. Do subito la parola alla collega Bonafè o all'Onorevole all Ricciardi in sostituzione della collega Bonafè sul ricollocamento del centro di permanenza per i rimpatri previsto nell'area dell'ex aeroporto militare di Ferrara, Quindi la parola all'Onorevole e la seconda. Sì. Parto dalla seconda su richiesta del, per l'illustrazione dell'interrogazione. Prego Onorevole Ricciardi ha due minuti, anzi ha un minuto a sua disposizione. Un minuto. Grazie, grazie, Presidente. Eh, vado subito al dunque. Col decreto numero 24 del 2023, sostanzialmente, questo Governo ha stabilito che ci sarà un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio in tutte le regioni. Ora, dalla stampa abbiamo appreso che per quanto concerne eh, Ferrara, questo eh, verrebbe ubicato inizialmente nell'area dell'ex aeroporto appunto di Ferrara, dopodiché. Visto che è montata la protesta di molte associazioni, eh, del, eh, popolazione, cittadini, cittadine, abbiamo appreso che il senatore di Fratelli d'Italia, Balboni, via stampa abbia dichiarato che il governo ha cambiato idea e addirittura ha valorato questa sua eh, dichiarazione da manifesti eh, che eh, si sono visti eh, affissi lungo le strade della città di Ferrara. Allora la domanda che, che pongo su tramite al sottosegretario è, è capire intanto se il governo ha cambiato idea, se ritiene di eh, ubicarlo a Ferrara, se ha cambiato idea ubicarlo da un'altra parte o qual è lo stato dell'arte, visto che il senatore di Fratelli d'Italia dichiara che il governo ha deciso di non fare più il CPR a Ferrara. Grazie. Prego Sottosegretario, a lei. Sì, grazie Se Presidente, onorevoli deputati. Va preliminarmente rilevato che un elemento centrale della credibilità delle politiche migratorie riguarda il rimpatrio di coloro che non hanno titolo a permanere nel territorio nazionale. Ragione per cui il Governo sta dedicando forte impegno a rendere più efficaci le procedure di allontanamento previste dalla legge. In tale contesto sono state messe in campo diverse misure anche per ampliare la capacità ricettiva dei centri per il rimpatrio, CPR appunto, attraverso interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. L'obiettivo prioritario rimane quello di realizzare nuove CPR sul territorio. In tale direzione, con il Decreto 124-2023, è stato previsto piano straordinario per l'individuazione dell'area interessata alla predisposizione di un numero idoneo di hotspot, CPR, casse e centri governativi di accoglienza, con l'apporto del Ministero della di Difesa, nella fase di progettazione e realizzazione delle strutture individuate dal piano, con le procedure erogatorie accelerate previste per le opere di sicurezza nazionale. Va anche rammentato che i CPR sono previsti dalla normativa europea, in realtà anche da quella italiana eh, già da prima, e eh, oggetto di una precisa obbligazione sulla responsabilità dei paesi di primo ingresso sul controllo delle frontiere esterne all'Unione. In base al diritto unionale infatti siamo tenuti a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e il mancato trattenimento delle strutture come CPR e esporrebbe. Eh, all'Italia responsabilità per violazione delle norme UE e delle conseguenti sanzioni. Bene evidenziare che il trattenimento nei CPR sempre effettuato in base al provvedimento convalidato dal giudice riguarda i migranti adulti privi di titolo a restare in Italia e come tali destinati ad essere espulsi, i quali non collaborino alla loro identificazione, nonché quelli che presentano profili di pericolosità sociale. Si tratta quindi, in particolare, di soggetti che manifestano proprio quelle condizioni di pericolosità sociale che gli stessi sindaci e i loro cittadini temono chiedendo interventi risolutivi. Pertanto, proprio per ragione delle loro finalità la presenza di tali strutture non diminuisce bensì aumenta il livello di sicurezza nei territori di localizzazione. Finalizzazione delle strutture da Libire CPR sul territorio nazionale, il Ministero dell'Interno ha proceduto all'esame di diverse aree presenti, anche nelle province della regione Emilia Romagna, tra cui Ferrara, parametrando le caratteristiche tecniche proprie delle strutture, su tali aree come su altri siti presenti sul territorio nazionale sono tuttora in corso le opportune valutazioni congiuntemente al Ministero della Difesa anche per gli aspetti connessi alla fattibilità tecnica delle opere da realizzare. Al momento quella dell'Emilia Romagna non rientra tra eh, quelle di prossima programmazione. Grazie. Grazie Sottosegretario, prego per la replica, due minuti a disposizione. Grazie Presidente. Beh, Presidente, io intanto mi dichiaro completamente insoddisfatto perché di prossima programmazione vorrei capire che cosa significa, eh, io le ho fatto una domanda, mi consentirà eh, diretta e chiara, che cosa avete intenzione di fare riguardo al CPR di Ferrara visto che un autorevole esponente di questo, di un partito, del principale partito di governo ha dichiarato che il CPR a Ferrara non si farà più lei viene qui e mi risponde prossima valutazione allora hanno ragione i comitati e i cittadini a dire che avete messo in stand by la programmazione e la progettazione del CPR a Ferrara in vista delle scadenze elettorali e non mi sembra io non sto interloquendo e, e mi sembra che non sia corretto perché a domanda chiara e semplice non era tanto complicata io non mi sono permesso di eh, dire o esprimere la posizione mia personale o del nostro gruppo rispetto al CPR o rispetto alle vicende migratorie o alle politiche che state adottando. Non mi sono permesso perché la richiesta è mossa da una preoccupazione strutturale, seria, diretta delle cittadine e dei cittadini di Ferrara. E si ponevano la domanda, ripeto, che cosa avete intenzione di fare del CPR di Ferrara. Lei non può venire qui e rispondermi: quello dell'Emilia Romagna non sono di prossima programmazione. Ergo se io traduco l'italiano, significa adesso passiamo dei mesi, superiamo eh, le prossime campagne elettorali e poi vedremo casomai che, che cosa ne faremo a Ferrara. Non credo, non credo che sia dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale, e mi sia consentito con tutto il rispetto che le porto sottosegretario, mancherebbe pure, non credo che sia serio dal punto di vista eh, del rapporto e della trasparenza nei confronti delle, comunica, delle comunità che legittimamente chiedono delle risposte. Grazie. Grazie